ci stanno attorno. Oggi è il momento dell'umanità e non dell'odio, e il nostro compito è quello, lo ripeto, di continuare a coltivare germogli di umanità. Grazie. Grazie, grazie Paolo, grazie a Giuliano, buon viaggio. Ci sono un po' di amici che ci sono venuti a trovare oggi qui con noi. Uno di questi è Francesco Vignarca, ti ho fatto uno scherzo. Francesco Vignarca di Rete Disarmo. Lo abbiamo chiamato perché dietro a queste cose, come al solito, come sempre, ci sono degli interessi. Uno di questi interessi è quello del mercato delle armi, una delle cose più oscene che ci siano al mondo. Francesco credo che sia forse quello che ne sa di più in Italia di questa cosa, più o meno, insomma, uno di quelli che ne sanno di più. A lui la parola. Grazie. Grazie Maso, grazie a voi. Io vi ho portato quello che per me è un cimelio. Questa bandiera era con me e con altri pacifisti un mese prima della seconda guerra del Golfo a Baghdad. Nel 2003 l'abbiamo portata. E in quel momento dicevamo che la guerra non sarebbe stata la soluzione. Dopo 10 anni siamo qui tutti insieme a capire, a vedere, a toccare purtroppo ancora una volta con mano che la guerra, la violenza non è stata la soluzione, ma anzi ha creato ancora più problemi. In questo momento credo che sia bello ricordare le parole di Martin Luther King, che diceva: il buio non lo si sconfigge col buio, ma con la luce. L'odio non lo si sconfigge con l'odio, ma con l'amore. E per poter fare in modo che questo amore non sia soltanto una parola, non sia soltanto una bella idea che noi tutti abbiamo ma che poi nel concreto non si realizza, dobbiamo lavorare affinché le strutture, i sistemi vadano verso la pace e non verso la guerra. Purtroppo però noi siamo in un mondo peraltro attraversato da una crisi economica per alcuni paesi senza precedenti, un mondo che continua a spendere in armi. L'anno scorso 1.750 miliardi di dollari di spese militari, 400 miliardi di dollari per le armi, il commercio di armamenti mondiali vale 100 miliardi di dollari, soldi che se vengono investiti in questo ovviamente possono solo moltiplicare odio, possono solo moltiplicare guerra. Noi non vogliamo che non succeda più nulla di quello che è successo a Parigi in questi giorni, in Nigeria in questi giorni, in Yemen in questi giorni, in tutto il mondo. E noi siamo tutti Charlie o siamo tutti comunque coloro che credono che la parola, che la vicinanza, sempre ricordandoci che è tutto difficile, complesso, non ci sono soluzioni facili, non basta dire si fa così. Ecco, costruiamo un sistema diverso e per costruirlo cerchiamo di sfruttare anche quei piccoli sistemi che abbiamo. Il 24 di dicembre, la vigilia di Natale, un piccolo segnale di speranza. Dopo 10 anni è entrato in vigore il trattato sul commercio degli armamenti. Per la prima volta nella storia anche criteri legati ai diritti umani dovranno essere seguiti se si vuole commerciare in armi. Non è ancora la legge che vogliamo noi. La legge che vogliamo noi è articolo 1, non si producono e non si vendono armi. Ma intanto, per arrivarci, costruiamo quelle che sono le strutture, i sistemi, le campagne che ci possono favorire. E vi lascio con un'altra proposta. Proprio in questi giorni e nei prossimi giorni avremo il supporto pieno anche del Comune di Milano, così come di molti altri comuni in Italia e di molte altre strutture in Italia. Sta nascendo e sta crescendo la proposta che come 6 reti del disarmo e della pace abbiamo fatto. Si chiama Campagna per una difesa civile, popolare e non violenta. L'Italia è uno dei pochissimi paesi in cui è previsto come diritto di ciascuno di noi di difendere la patria con mezzi non armati e non violenti. Chiediamo tutti insieme che ci sia nelle nostre istituzioni un dipartimento che faccia questo, che lo prepari, che prepari la pace in maniera professionale. Perché come diceva Gandhi, e vi lascio con queste parole migliori delle mie, la guerra funziona perché ci sono i professionisti e le strutture e i fondi che la preparano. La pace funzionerà quando ci saranno i professionisti, le strutture e i fondi che la prepareranno. Se vuoi la pace, prepara la pace. Grazie. Grazie Francesco.